La presenza dei vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini in questo secondo anniversario della tragedia di Rigopiano come presenza dello Stato fortemente voluta dal Comitato dei Parenti delle Vittime. Di Maio e Salvini hanno voluto dunque raccogliere l'invito e a distanza di circa 10 minuti l'uno dall'altro sono giunti stamane sul luogo della tragedia. Abbracci e strette di mano ad ognuno dei parenti delle 29 vittime e prima della deposizione della corona del Presidente della Repubblica hanno voluto visitare i luoghi circostanti l'area posta ancora sotto sequestro, mentre veniva loro spiegato quello che è accaduto quel terribile pomeriggio del 18 gennaio di 2 anni fa, quando una valanga si è staccata dal Monte Siella travolgendo l'hotel. Non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali Luigi Di Maio, ma si è intrattenuto a colloquio con alcuni parenti, tra questi Francesco D'Angelo, il fratello di Gabriele, il cameriere dell'hotel che dal suo telefono già dalla mattina aveva lanciato l'allarme chiedendo che era opportuno evacuare la struttura, allarme però caduto nel vuoto ed ora al centro di un'inchiesta bis da parte della Procura. Questa corona l'ho fatta rappresentando le 56 richieste di aiuto di mio fratello e questa è la scritta delle 11:38, la chiamata che nessuno ha dichiarato dai primi interrogatori. Solo questo le dico. Dobbiamo fare giustizia, lo Stato lo deve fare e lo dobbiamo fare, anche perché è veramente assurdo quello che è successo intorno a questa tragedia, anche quello che stiamo vedendo negli ultimi giorni. E noi siamo qui anche per far capire a quei signori da che parte stiamo, da che parte sta lo Stato. Questo è importante per me comunicarlo anche con la presenza dello Stato qua. Perché a mio fratello e tanti altri lavoratori non è stata riconosciuta la morte sul lavoro? No, ma saranno. Noi adesso stiamo facendo in Parlamento in questi giorni alcuni interventi normativi proprio su questa tragedia. E tutto quello che non è stato fatto sarà fatto. Sia per quanto riguarda la questione delle morti sul lavoro, sia per quanto riguarda gli indennizzi e i risarcimenti. Ci siamo messi all'opera, abbiamo incontrato, alcuni membri del governo vi hanno incontrato qualche settimana fa e ci lavoreremo. Una cosa alla volta lo faremo tutto. Va Grazie. bene? Forza. Grazie. Matteo Salvini si è concesso a taccuini e microfoni solo dopo essere ridisceso a Farindola, dove insieme a Di Maio ha partecipato alla fiaccolata. Queste le sue parole. Dopo 2 anni di parole, di promesse che sono rimaste solo sulla carta, c'è una legge, ci sono soldi veri, trovati dal Ministero dell'Interno, per stare vicino agli orfani, alle vedove, ai figli, a chi non solo ha perso tutto, ma ha perso anche il futuro, il lavoro, la casa, il mutuo, il negozio, la speranza. Quindi sono onorato che i familiari e la comunità abruzzese ci abbia invitato, ci abbia accolto e sono strafelice di non essere arrivato a mani vuote. Le ha fatto impressione? Poi io adoro la montagna. Io adoro la montagna, sì, è il momento della preghiera, del ricordo, è l'impegno a fare in modo che se qualcuno ha sbagliato, e qualcuno evidentemente ha sbagliato, paghi fino in fondo, poi quei 29 morti non li riporta in terra nessuno, nella legge che approviamo, nei 10 milioni di euro di rimborsi, nelle eventuali condanne, però sono famiglie che hanno diritto a giustizia e verità. C'è chi dice che questa è stata una passerella, vi hanno accusato di usarlo a scopi elettorali. Se mi invitano i parenti delle vittime, è mio dovere morale disdire gli appuntamenti qui a Roma ed esserci. Non mi sarei mai permesso di arrivare in un luogo che rappresenta dolore senza esserne invitato e quindi sono contento di aver abbracciato quelle mamme e quei papà.